Bentornati in un gameplay dell'anno del game. Siamo alle fasi finali di This War of My Stories, cioè per me è la fase finale della registrazione, quella in cui andrò a registrare Braci Moretti. Prima di avviarlo, dico due parole. Per questi due gameplay, padre, ho sperimentato un nuovo microfono. Purtroppo questo microfono è wireless. A quanto pare la batteria si scarica velocemente, non mi segnala quando non solo, ma perde spesso il segnale durante la registrazione dei gameplay. Nell'uso invece il podcast mi funziona anche 4 ore. Non so perché. Forse ci sono troppe risorse di sistema. Abbastanza energia le porto USB. Il fatto di registrare da parte mia le ho accelerate per poi far vedere principalmente le parti notturne, quando cerco delle cose. Ora sto usando quello che comunque ha dei problemi con il software di registrazione perché perde volume. Non ho potrei usare un altro microfono che ho, ma sarebbe troppo lontano. Sono a una certa distanza dallo schermo e quindi non saprei in questo momento dove appoggiare quel microfono. Magari più avanti mi aggiornerò il sistema. Facciamo partire Braci Moretti. Caricamento. Come avrete notato, la penultima serie è durata 40 minuti circa in alcuni episodi. E due per credo che farò con quest'ultimo faccio episodi di quanta neve! Non c'è nessuno di più. Ah, devo io. È ferito. Se vado a sinistra. Proprio come succede in quasi tutti i platform. A sinistra, all'inizio. Diretta. Nel mezzo del. I viseni di. Oh, yeah. Si vedono sistema. I militari hanno preso appositamente di mira luoghi e edifici di importante valore culturale e religioso per i viseni. Morte ai viseni, non al sistema. Sembra un camper quello lì dietro. E quindi adesso dovrebbe salire. Nonostante i gravi pericoli, alcuni si sono mostrati disposti a rischiare tutto pur di salvaguardare il proprio retaggio. Questa storia narra delle persone che hanno voluto tentare. Si arrampica. E che errore grafico, avete visto? Caduto, si è rialzato. Adesso è caduto. Come doveva essere? È un bug.
L'abitazione sarà questa? Favoloso. Ma mi sa che è solo l'esterno della casa, perché dovrà fare le solite cose. Poi sta camminando contro vento. Qualcuno, qualcuno mi aiuti! Ci sarà qualcuno all'interno che lo aiuterà? E quindi dovrò gestire due personaggi sconosciuti? Sì, c'è qualcun altro. E si sta per prendere cura di lui. Lei. Bracci morenti. Wow. Primo giorno. Mi sa che è una nuova abitazione questa. C'è una porta a destra. Un rigido inverno stringe Pangoren nella sua morsa, rendendo la vita ancora più difficile nella città sotto assedio. Le persone tentano di sopravvivere ai continui bombardamenti, alle imboscate dei cecchini e alla scarsità di cibo. E ora devono anche affrontare il freddo sistema. Freddo estremo. Coinvolgilo con questo sistema. Fiseni estremi. Ania, portata in ogni tornata. Ferito gravemente da un'arma da fuoco e ormai prossimo all'assideramento, sviene sull'uscio di casa sua. Decide di soccorrerlo senza esitazioni, nella speranza che possa riprendersi e dirle che cosa gli è successo. Zaino dell'estraneo. Lo zaino dell'estraneo. Non volevo ficcare il naso, ma al suo interno ho notato alcuni oggetti religiosi: uno scialle di preghiera, una cammella decorata e qualcos'altra. Immagino che per lui abbiano grande valore. Peggiora a vista d'occhio, ha la fronte che brucia per la febbre alta e trema senza sosta a causa dei brividi. E fuori cosa c'è? Vediamo. Poi. La vecchia officina del nonno. Non venivo qui da parecchio. Tanti ricordi. Qui c'è l'Aurox che avevo intagliato per me. Flashback? Flashback precedente alla guerra? Quando lei era piccolina? E suo nonno. Nonno! Sai, da grande voglio essere un artista, proprio come te, anche se ci sarà la guerra. Ah, non stento a crederci! Hai del grande talento che ti scorre nelle vene. E hai anche passione da vendere, questo è certo. Mi prendi in giro, nonno? Oh, Anya, non mi permetterei mai. In realtà ho qualcosa per te, vieni a dare un'occhiata. Cos'hai scolpito? Cos'è che ho scolpito? Un cavallo? Ah, quasi. È un Aurox Viseni. Ne hai mai visto uno prima? No, ma penso di aver letto qualcosa in uno dei tuoi libri. Quegli Aurox vivevano tutti intorno a Pagarento, vero? Oh sì, sui fianchi scoscesi dei monti Visena. Per lungo tempo hanno protetto e guidato la nostra gente. In seguito divennero libertà. Ecco, tieni. Posso tenerlo? E tu adesso? Ma devi averne cura. Proprio come quegli Aurox si presero cura dei Viseni in passato. Proprio come loro.
La famiglia di Ani ha raccolto e salvaguardato opere d'arte in questo capanno per decenni. Fra le altre hanno raccolto anche rari esempi di arte tipica viseni e molti di questi cimeli hanno un valore sentimentale incalcolabile per Ania e sono tutto ciò che rimane del suo passato. Lista delle opere Aurux di legno, significativo. Tipo arte, una scultura in legno di Tilio di un Aurox, chiamato anche Uro, leggendario simbolo della cultura Viseni. È stato intagliato dal nonno di Ania quando lei era solo una bambina. È il pezzo a cui tiene di più di tutta la collezione perché le ricorda l'infanzia felice trascorsa con il nonno. Se in oggetto potremmo prenderci alcuni pezzi della nostra collezione e usare come combustibile per riscaldarci un po'. Poi abbiamo Casa Nostra, dipinto. Un dipinto in acquerello, ad acquerello della casa della famiglia di Ania. Fu realizzato da sua madre ben prima che Ania nascesse ed è uno dei pochi ricordi che rimangono della madre scomparsa. Memorie presenti e passate, scultura. Astratta, realizzata dal nonno di Ania da un blocco di legno di quercia. Questa serie di sculture voleva avvenire motivi naturali a elementi più contemporanei. Collana di Ania, arte, collana d'oro tramandata di madre in figlia per generazioni. La madre di Ania avrebbe dovuto darla alla figlia per il suo 18° compleanno, ma non ebbe mai l'occasione. Orologio del padre, arte, un orologio svizzero appartenuto al padre di Ania. Lo ricevette come ricompensa da parte del sindaco di Pagaren per l'importante contributo alla pianificazione della città. Ha sempre sostenuto che un orologio simile non si addicesse a un uomo modesto come lui, che tenne però nascosto al sicuro come garanzia nel caso di necessità. Cucina peraltro. La vita di un orfano non è mai stata semplice, nemmeno prima della guerra. I miei genitori sono morti quando ero ancora piccola e il nonno si è preso cura di me. È stata una guida per me. Un artista Viseni che ha voluto insegnarmi tutto quello che ora so sulla vita e sull'arte. Poi, quando ci ha lasciato, ho dovuto imparare a sopravvivere da sola. Mi ha lasciato in eredità una piccola collezione di famiglia che ogni volta mi riporta con la mente a tempi migliori e mi fa sperare in un domani migliore. Estraneo, ho perso conoscenza ai piedi della porta di Ania, ferito gravemente da un'arma da fuoco e prossimo alla sideramento. Che pronuncia qualche parola confusa. Qualunque cosa stia sognando deve trattarsi di qualcosa di agghiacciante. Su non va, andiamo giù. Vediamo. All'estraneo servono medicinali. Che ancora non ho rintracciato. Vediamo. Vado ancora più a destra. Ecco l'allargarsi della collezione, il nonno di Ania espandeva il laboratorio per fare spazio a nuove opere. Basta. Fa freddino qui. Oltre non può andare. Ok. Continuo a fare un tour della casa. Ok. Le condizioni.
Durante questo inverno così freddo, la nostra lotta per la sopravvivenza sembra più ardua che mai. Dobbiamo tenere costantemente sotto controllo la temperatura e mantenere le stufe funzionanti per essere sicuri di non morire assiderati nel sonno. Se riusciremo a tenere la temperatura sopra i 10 gradi centigradi, dovremmo farcela. Ha molta fame, gravemente malato, leggermente ferito. Miglioramento. Perfetto. Produci verdure, perché mi serviranno presto. E non avendo medicine dovrò farla uscire. E per uscire cosa dispiace? Niente. E da mangiare un cosciotto di pollo che deve offrire per forza al suo ospite, visto che no, com'è? Ha molta fame, deve mangiare lui. Vabbè, provo a far uscire. La notte. L'altro dorme, la casa del vicino, una casetta non molto lontana dal cottage di Ania. Al suo interno vive Tito, un anziano che un tempo era amico dei genitori di Ania. Si è isolato dopo la perdita della moglie, ma potrebbe valere la pena fare una visita. Chissà che non abbia medicine da condividere. Ok, e io cosa posso condividere con lui? Dell'acqua. E un cosciotto. Vediamo. Chissà che fine ha fatto suo nonno. Secondo me si scoprirà andando avanti nel racconto. Tito, sei a casa?
Pito, va tutto bene? Fa un freddo cane, Ania, sei tu. Ti prego, mi serve il tuo aiuto. Mi serve qualcosa per riscaldare questo posto. Ho già bruciato tutto ciò che potevo. Io sono a corto di combustibile, ma vedrò di trovare una soluzione. Se si passerà dal Summer Institute, lì ci lavorano persone per bene. Si prodigano per gli altri e hanno aiutato anche me di tanto in tanto. Ma da parecchio tempo non li vedo. Spero che non sia successo nulla di male. Vedrò cosa posso fare. Ti prego, se non dovessi trovare nulla, so che collezioni alcuni pezzi nel tuo capanno. E so che non dovrei chiedere nulla. Forse potresti condividere qualche opera. Non è questione di vita o di morte. Mi serve del combustibile per la stufa. Non lo rifletto. Non mi sento bene e nulla da bruciare. Un attimo. Fa qualcosa, ti prego, sto bruciando. Vinili di Tito, una raccolta di dischi in vinile. Tito, che era un vero musicofilo, ha raccolto molti dischi di Dario. In circolazione, gli riporta alla mente tempi migliori prima della guerra. Questo deve essere qualcosa di speciale. E comunque non ho trovato medicinali. Mi tocca farla tornare a casa. Anya è tornata. Sta diventando più freddo, secondo giorno. Deve essere difficile recuperare abbastanza combustibile per Tito. Ne vuole 8. Lei l'ha tutto fare nel quartiere, ma non posso concepire lasciarlo. Sta morendo di fame, dobbiamo procurargli del cibo. Ok. Allora, sono andata da Tito, il mio vicino, per chiedere se avesse più acquisti da condividere, ma in realtà è messo peggio di me. Mi ha chiesto di combustibile per riscattare la sua piccola casa, perché sta morendo di freddo e di fame. Abbastanza rapido per me stessa, a meno che non mi metta a bruciare i pezzi della mia collezione. Intanto cucina. C'è la radio. Beh, assembla la radio. Va bene anche qua. Muore di fame, mi deve chiamare. La stufa sta andando, quindi posso aspettare. Non credo che possa migliorarla ancora. Allora, la stufa è migliorabile, però se io, togliendo il fatto che al momento non posso costruire questi pezzi, questo perché mancano due componenti elettrici, si spegnerebbe in automatico, quindi per ora lascio stare. E vedo di qua, allora, 8 sacrifica casa nostra.
Ok. Lei ha fame, ma può fare a meno adesso di mangiare. Lui ha bisogno di mangiare e mangia un cosciotto. Muore ancora di fame. E niente, deve per forza andare. Sta arrivando qualcuno, non può andare. Chi è? Chi è? Dobbiamo parlare, sì. C'è qualcuno che aspetta fuori. L'estraneo, bisogna mangiare qualcosa. Parliamo. Ciao, piacere di vederti viva e vegeta, non veneta, eh? Tu devi essere Anya, dico bene? Io sto bene, ma tu chi sei? Oh, scusa, probabilmente non ti ricordi di me, sono Milena. Tempo fa ero un'amica della tua famiglia. L'ultima volta che ci siamo viste, tu eri solo una bambina. Devi perdonarmi, ma non ti conosco. Cosa ti porta qui? Dirigo il museo di Pagaren. Sto cercando di salvaguardare il nostro retaggio per le generazioni future. Sto raccogliendo frammenti di cultura sparsi per tutta la città bombardata. Sembra quel genere di proposito che mia nonna approverebbe. Suppongo che fosse davvero buoni amici. Sì, è così. E so che aveva messo insieme una discreta collezione di pezzi d'arte locale. Ne ha ancora qualcuno? La nostra collezione di famiglia? Sì, l'ho ereditata dopo la scomparsa di mio nonno. Cerco di tenerli al sicuro, ma non è un'impresa facile di questi tempi. Oh, ne sono certa. Il motivo che mi ha portato qui. Vorrei aiutarti a metterli in salvo. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Dire il vero, mi sto occupando di un uomo ferito. Ha davvero bisogno di cibo, di medicine. D'accordo, passerò presto. Vedrò cosa posso fare. Ti prego soltanto di tenere al sicuro la collezione di famiglia. Farò del mio meglio, Milena. Ho già rotto un quadro. Oggi ho avuto un ospite. Si chiama Milena e gestisce il museo di Pagaren. Sembra gentile, amichevole e mi ha confidato che in passato era un'amica di famiglia. Corre parecchi rischi aggirandosi per la città bersagliata dai colpi di mortaio alla ricerca di opere d'arte espressive per la nostra cultura. È un ideale ammirevole. Se fosse posto suo, non so se riuscirei a prodigarmi tanto in nome del retaggio di questa città. Ok, quindi la faccio andare. E vediamo. Altre cose da scambiare. Vediamo. Ania, ti prego, dimmi che hai portato del combustibile. Sì. Grazie, mi stai salvando la pellaccia. Bastavano 6, non 8. So che non è stato facile reperire e trasportare combustibile fin qui. Prendi qualcosa dalla mia scrivania, per favore. Non è granché, ma è tutto ciò che rimane. Non lo faccio per tornare a conto personale, ma per aiutarti. Spero che ti rimetterai presto. Vinili di tutto. Ok, prendi. E qui verrò un'altra volta. Chissà, perché ci sono sarebbero degli oggetti, ma ne è tornata però. Terzo giorno. I miei amici. Ah, quello si sta svegliando. Fa piacere aver potuto aiutare Tito. L'estraneo ha ripreso conoscenza. Si è svegliato dal suo sonno addormentato. Non è cosciente. Sì, ma malapena sta morendo a causa delle medicine. Allora,
fame, molto stanca. È vero, l'ho fatta riposare. L'ho fatta andare via. Vinile di Tito. Ok. Recupera le verdure. E tu dovresti in qualche modo riposarti, ma non so dove metterti a riposare. Mi pare che non ci siano sedie. Ok. Facciamo così. Prepara anche delle erbe. Non si sa mai. Parliamo. Mi senti? Tu, grazie, grazie per avermi aiutato. Cosa sta succedendo? Come ti chiami? Mi chiamo. Ci hanno ammazzato tutti quanti. Chi? Quelli dell'esercito. Sono venuti alla sinagoga, brandendo torce. Poi hanno iniziato a sparare. Io mi sono nascosto. Ho provato a salvare il possibile. Non sono riuscito ad aiutarli. Mia gente, miei amici. Tutti morti. È tutto finito, sei sicuro ora? Hai bisogno di riposare. Anche se solo per un attimo, oggi l'uomo ferito si è svegliato. Suo nome è Ruben ed è sopravvissuto all'eccidio della sinagoga. È ancora molto debole, quindi non ho scoperto molto della sua storia, ma spero che possa dirmi di più dell'accaduto una volta che si sentirà meglio. Ho ripreso conoscenza in una piccola casa dove vive una ragazza che si prende cura di me. Non ricordo come sono finito qui, ma le sono davvero grato per tutto ciò che sta facendo. Devo rimettermi in sesto e ringraziarla come si deve. Lui dovrebbe mangiare e faccio mangiare le verdure. Ok. Dove può andare a riposare lei? Su una sedia. Si nota che è stanca. Oh, meno un grado. Siediti. Il freddo del cane. E riposati, vediamo se almeno scompare la parola molto dalla stanchezza.
Sembra molto stanca. Sta arrivando la notte, ma ok, allora niente, è rimasta molto stanca. Ha detto di andare nell'istituto. Allora, ah, posso solo. Non posso arrivarci a causa dei bombardamenti. Dormi, ti devi riposare.